La decontribuzione è un incentivo e gli incentivi non è che discriminano, gli incentivi incoraggiano. Scusate, ma quando mettiamo le risorse sul bonus psicologo stiamo discriminando quelli che non ne hanno bisogno. Quando mettiamo il fondo mutuo sulla prima casa per le giovani coppie stiamo discriminando gli anziani. La verità è che anche qui ci si nasconde dietro il fantoccio della discriminazione per non dire la verità. E cioè che fare figli serve per dare continuità alla nostra civiltà, per rafforzare il nostro sistema di welfare e che mentre la sinistra pensa che il problema si risolva solamente con l'immigrazione, noi lo vogliamo risolvere soprattutto aiutando le famiglie italiane a mettere al mondo dei bambini. Perché le cose vanno chiamate con il loro nome. Vogliamo continuare in questa direzione perché i figli sono la speranza di ogni società, i bambini di oggi e di domani sono il grande capitale umano della nazione, ma anche qui voglio ribadire che i bambini non sono un oggetto, che la maternità non è un business, che i figli non si comprano e non si vendono. Sembra un'ovvietà, ma purtroppo non è un'ovvietà. E per questo sono fiera che grazie ai nostri parlamentari l'utero in affitto diventerà presto reato universale, cioè perseguibile in Italia anche se commesso all'estero.